Eccola qua la premiazione del torneo San Lussio 2014, ascoltiamo Mirko. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti al torneo, sia in campo che al bar, visto che quello è un contributo. Noi abbiamo pensato di organizzare questo torneo perché purtroppo siamo squattrinati e allora finanziarci rete, comunque abbiamo pensato di fare questo torneo. Devo ringraziare la disponibilità di tutti i giocatori, visto che abbiamo a disputare 30 incontri in 12 giorni con un solo campo, perché purtroppo avendo un solo campo. Ciò voglio ringraziare veramente la disponibilità di tutti i giocatori, perché comunque gli impegni lavorativi, poi un periodo un po' particolare, agosto, perciò voglio ringraziare veramente di cuore. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare anche il Comune che ci ha offerto la coppa del finalista e una del semifinalista. Poi andremo a bussare la porta magari anche per qualcos'altro a breve, da lunedì. Visto che il momento di parti, per fare polemica, abbiamo il problema dell'umido d'inverno, non possiamo fare il campionato. Dovremmo studiare una soluzione per gli altri che ci permetta comunque di non interrompere l'attività da settembre fino a marzo, perché è difficile poi riprendere a marzo. Qui c'è gente, Alessandro, uscito, ma che giocano da tanti anni e sanno cosa significa riprendere da zero senza aver giocato tutto il periodo invernale. Speriamo di trovare una soluzione. Voglio fare i complimenti ai finalisti che hanno permesso alla gente di vedere una bella finale, un bel livello di tennis che non è semplice, perché giocano da tanti anni e avete potuto ammirare comunque un bel livello e fa piacere restare a guardare un'ora e mezza di partita. Perciò voglio ringraziarli e vorrei fare un applauso anche ai finalisti. Ci sta questo applauso ovviamente. Intanto, grande partita. Non mi piace restare ore a fare discorsi. Lascio a loro, a Laura e ad Alberto, per la premiazione. Perfetto. Grazie per l'attenzione. Ecco, grazie a te Mirko, i due conduttori di oggi. Allora, partiamo con la premiazione. Potresti del primo classificato dai semifinalisti. Ecco, partiamo male. Allora, con l'esordio di Pischede. Iniziamo da Barracco nel Gianfranco. Ecco qua Gianfranco Mozzo, semifinalista di questo torneo di San Lussorio, ha perso. È una partita importante. Poi secondo l'altro semifinalista abbiamo Mirko Ponti. Esatto, un trofeo che va in casa, se ritiene il trofeo poi lo rivenderà per i soldi per costruire il campo. Secondo me il bacio... Sì, il bacio del ciclismo, il bacio di consolazione. Ed eccola qua, il secondo classificato si prende una coppa. Albano, eccolo il secondo classificato di oggi della grande partita che abbiamo visto. Foto di rito. Ancora bacio anche al momento di party e poi niente, poi si conclude con il primo posto, non c'è coppa, c'è un coltello di Vittorio Mura, si prende un coltello, coppe ne ha tante, non se ne fa niente delle coppe, si prende un coltellino così quando taglia la carne si ricorderà di questa partita. Foto vincitore del torneo 2014 San Lussorio è Alessandro Cintù, il favorito, il 3.1, e la premiazione è già finita, giusto? Sì. Ah, ecco, beh, la foto con una gemella, piace molto agli ussuggesi. E niente, dunque è finita la premiazione 2014 della prima edizione del Torneo San Lussorio, speriamo di averne tante altre. Sì. Vostra compagnia su YouTube e niente, prossimo appuntamento Torneo San Gregorio San Lussa, tutto da seguire ovviamente sul canale di YouTube di Antonio Tennis Minis. Grazie, Santo Lussuggio, io alla prossima.